Torna per la seconda volta in zona rossa il paese di San Luca, con 71 casi positivi alla Covid-19 nel paese aspromontano, è scattato il provvedimento sanitario che proseguirà fino al 18 settembre. La decisione è arrivata nel pomeriggio di ieri, quando il presidente della regione Calabria, Nino Spirlì, prendendo in considerazione la segnalazione del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Reggio Calabria, ha firmato l'ordinanza con la quale ha disposto la zona rossa. Il provvedimento, firmato dal presidente facente funzione Sperlì, non viene però nominato il santuario di Polsi, che rientra sì nel territorio comunale, essendo una frazione di San Luca, ma è distante dal centro abitato parecchi chilometri e nessun caso di positività là è stato segnalato. Avevo chiesto se fosse possibile, così come è già successo in altri comuni, non inserire nella zona rossa la frazione di Polsi. Il commento del sindaco di San Luca Bruno Bartolo. Il santuario, infatti, in questi giorni è meta di pellegrinaggio e martedì prossimo, 14 settembre, dovrebbe svolgersi la tradizionale celebrazione eucaristica dell'esaltazione della Santa Croce. Non è quindi escluso che la Regione Calabria possa intervenire già entro la giornata odierna per chiarire i dubbi proprio relativi la zona rossa o meno di Polsi. Intanto i casi nel popoloso comune ai piedi dell'Aspromonte aumentano di ora in ora. Ieri si è raggiunta la soglia di 80 positivi. Di questi, due si trovano ricoverati presso il reparto di terapia intensiva del GOM di Reggio Calabria e nel paese reggino si segnala anche un'alta percentuale di positivi con doppia dose di vaccino. È la seconda volta che San Luca viene blindato. Il primo provvedimento di zona rossa venne attuato nel mese di gennaio 2021.